Signore e signori, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Will Toscana, un momento di approfondimento sui servizi in particolare che il sindacato mette a disposizione dei lavoratori e più in generale di tutti i cittadini. Oggi è venuto a trovarci in studio Michele Cirrincione, coordinatore dell'ufficio H della Toscana. Ben trovato, è se non sbaglio la prima volta che viene ospite nella nostra trasmissione, quindi la ringraziamo la prima volta, sì. In modo particolare. E anzitutto le chiedo che cos'è l'ufficio H e quando è stato istituito. L'ufficio H è un ufficio che direi dà tanti servizi ai portatori di handicap e alle categorie fragili della cittadinanza. Diciamo che è nata a Roma nel 1990 circa, poi sono nati alcuni uffici lungo l'Italia in altre regioni. In Toscana, in modo particolare, che io coordino, ci sono circa 15 uffici regionali, 15 uffici dell'handicap distribuiti nelle varie città: Livorno, Pisa, Prato, Pistoia, e si occupa appunto di ascoltare e indirizzare i portatori di handicap o i familiari dei portatori di handicap, perché mi permetto di dire non c'è famiglia dove non ci sia un disabile, nonno, nonna, parente. Quindi ascolta e indirizza i portatori di handicap verso la richiesta dei diritti che gli spettano, ma che purtroppo, se non sono sollecitati, non vengono portati a disposizione a casa. Ecco che è un ufficio importantissimo, è un ufficio che è accanto alle famiglie e che offre tutte quelle informazioni, come dicevo, utili per superare i momenti, in modo particolare anche di crisi, quando avviene un problema grosso in qualche famiglia. Il tema principale, uno dei temi principali della vostra attività è la lotta alle barriere architettoniche, per esempio. Ecco, su questo fronte e comunque sui principali risultati da voi conseguiti, che cosa possiamo dire? Le barriere architettoniche sono il momento più difficile per portatori di handicap. Se noi guardiamo in giro, non ci sono spazi dove non esistono totalmente. Le barriere architettoniche purtroppo sono nate nel tempo, le leggi che si sono susseguite hanno cercato di abbatterle, ma purtroppo ci sono sempre delle carenze. In modo particolare vorrei dire della legge che effettivamente si batte per abbattere le barriere architettoniche, che è la 509, appunto, dove il comma 5 dell'articolo 1 dice: in attesa del predetto regolamento l'edificio deve essere dotato, ecco, tutti gli edifici devono essere dotati di un servizio che utilizza l'edificio di un sistema di chiamata per attivazione di assistenza. Mi spiego meglio: quando un ufficio pubblico, qualsiasi ufficio pubblico, a cominciare dal comune a finire alle poste e via di seguito, dà un servizio a un portatore di handicap, spesse volte lo dà in un edificio antico, non ristrutturato, e quindi la legge impone al datore dei servizi di fare un servizio su chiamata. Infatti noi dobbiamo notare, e lo pretendiamo come difensori dei portatori di handicap, che ci sia sempre la possibilità di chiamata per l'operatore che deve offrire il servizio. Se non ci sono le possibilità di un montacarichi, se non ci sono le possibilità di un montascale oppure di un ascensore adeguato per portare il cittadino
a chiedere il servizio. Le barriere architettoniche purtroppo sono sempre dietro l'angolo e cerchiamo in tutti i modi di sollecitare dalla pubblica amministrazione al condomini dove esistono barriere architettoniche di abbatterle con delle leggi che ovviamente ci sono e che vanno necessariamente sollecitate. Questo è diciamo quello che avete fatto fino ad oggi. Ecco, io le chiedo, nel prossimo futuro, a suo avviso, su questo fronte quanto ancora resta da fare? Ma nel prossimo futuro, con tutti i piani PEBA, che sarebbero i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che i comuni impongono ai costruttori, si spera che nell'arco ancora di qualche anno, perché ancora non l'abbiamo totalmente superati, ci sia la possibilità del portatore di handicap in carrozzina, oppure che va avanti con molto difficoltà nel camminare, queste barriere siano abbattute. Spesse volte nei condomini purtroppo si trovano anche degli ostacoli fra gli stessi condomini, i quali non vogliono assolutamente venga toccato l'immobile, perché secondo qualcuno che sta bene in quel momento, poi in seguito forse avrà qualche problema anche lui, non debba essere toccato l'immobile. E alcune volte nelle assemblee dei condomini, parlo del privato, ci sono questi confronti e queste richieste e questi problemi da superare. Questo per quanto riguarda i condomini. Poi all'interno degli appartamenti soccorre al portatore di handicap la legge 13 dell'89. La legge 1989 è una legge che c'è stata anche apprezzata dagli altri stati europei quando è stata approvata, perché permette al portatore di handicap di eliminarsi le barriere architettoniche che ha in casa con un contributo pubblico che viene dato dopo una certa pratica, un avvio di pratica e un abbattimento. Quindi l'Italia, in modo particolare l'Italia, con questa legge, la 1389, ha eliminato tantissime barriere architettoniche all'interno degli appartamenti. Ecco, il vostro ufficio, ad esempio, su questo genere di pratiche può, come dire, dare una mano a chi vi si rivolge? Certo, l'ultima mi è stata richiesta non molto lontano, la scorsa settimana, dove un signore mi diceva che ha due disabili in casa, persone anziane. Il montascale era già apprezzato e richiesto e quindi approvato dalla riunione del condominio, dall'assemblea, però mi telefona e ora cosa faccio? Non ci sono problemi, noi abbiamo all'interno dei nostri uffici anche gli uffici che seguono l'iter amministrativo per richiedere ovviamente tutte le pratiche e nello stesso tempo richiedere anche i contributi. In questo caso è stato risolto inviando tra virgolette, assistito all'ADOC, che è un servizio che la UIL offre insieme a tanti altri. Parliamo di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità. Quali sono in questo caso i riferimenti legislativi? La legge più importante finalmente è venuta fuori dopo tanti anni, perché non è da molto ma neanche da poco che si parla di handicap, è la legge 104 del 1992. La legge 104, quando è stata approvata, ha dato a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tutte le agevolazioni che un disabile deve avere, ripeto, vanno richieste
i diritti, nessuno te li porta in casa. E va a, come dice l'articolo primo della legge costituzionale, va finalmente ad attuare il primo articolo della legge costituzionale, che garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Mi permetto di leggerlo perché è l'articolo primo della legge costituzionale e su questo sono stati sviluppati, dopo tanti anni di approvazione della Carta Costituzionale, sono stati sviluppati tutti i diritti. Ripeto, diritto della famiglia di poter assistere il disabile, la legge 104 lo permette, di integrare il disabile dentro la scuola e di dare alla società la possibilità di avere uno spazio anche per i portatori. Però le chiedo, in questo caso, ecco, gli enti pubblici si sono adeguati ad oggi a questa normativa o è un percorso non ancora completato a suo avviso? Il percorso non sarà mai completato perché abbiamo sempre bisogno non abbiamo bisogno, lottiamo sempre contro i problemi che nascono. L'ultimo è quello del Covid, che ha costretto tantissime persone, familiari, a superare il problema dei disabili in famiglia. Quindi, secondo me, la legge 104, che dà lo schema di tutta i diritti e quindi l'integrazione sociale dei disabili nella società, ovviamente, ecco, va sempre più tenuta e va sempre più sviluppata e sempre più date le necessità anche di trovare delle soluzioni per i disabili, in modo particolare quelli gravi. Per quanto riguarda il percorso di riconoscimento della disabilità, ecco, voi su questo che tipo di supporto potete dare alle famiglie? Perché immagino sia un percorso da un punto di vista amministrativo, non dico ostacoli anche quello, ma in qualche modo certamente non semplice. E purtroppo quando in una famiglia capita come una mannaia, un handicap, la famiglia è disorientata. Ecco che venendo a contatto con noi gli diamo tutte le possibilità e tutte le lite da seguire, cercando di eliminare tutti gli spigoli che si trovano lungo la strada. Il primo consiglio che noi diamo è quello di rivolgersi al medico di base, il quale, una volta conosciuto il problema, manda la richiesta del familiare, se la persona non è autosufficiente, è autonoma, oppure è un disabile minore, manda tutta la richiesta all'INPS di sottoporre il portatore di handicap a una visita collegiale per il riconoscimento della legge 104. Dopodiché, una volta che il medico di famiglia ha dato questo il via, rilascia all'interessato o ai familiari o all'interessato portatore di handicap una ricevuta con la quale viene da noi in ufficio e noi tramite patronato la spediamo all'INPS. Da quel momento si apre un percorso che è un percorso che si chiude con il risultato e con la definizione di ciò che la commissione medico-legale ha dato sul portatore di handicap. E da lì nascono tutti i diritti che spettano, se c'è la gravità, se non c'è e viceversa. E a proposito di diritti, ce n'è uno, sono tutti fondamentali chiaramente i diritti, ma ce n'è uno ritengo particolarmente importante, proprio ricollegandomi anche all'articolo 1 della nostra Costituzione, visto e considerato che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, dico il diritto al lavoro per le persone con disabilità. È rispettato? In Toscana a che punto siamo?
Il diritto al lavoro è la nota dolente, purtroppo, di tutta la nostra, il nostro pacchetto di leggi che abbiamo. La legge 68 del 99, che sostituisce la legge 482 del 68, ha cercato di eliminare dei problemi che nascono nel momento in cui il disabile deve essere integrato nel lavoro, perché l'integrazione al lavoro non è soltanto per avere uno stipendio, ma perché c'è l'integrazione nella società automaticamente. Ma senta, dopo tanti anni, con la legge 68-99, quindi sono già parecchi anni, sono state trovate delle soluzioni, ma ancora secondo noi dell'ufficio e quindi della UIL, ufficio H, non siamo soddisfatti ancora. Se si considera che in Toscana ci sono ancora iscritti all'ufficio di collocamento mirato circa 12.000 persone, e divisi per varie città e per varie province, e mentre l'ente pubblico nicchia, perché l'ente pubblico non paga multe, nell'assumere il disabile, perché ci sono disabili che sono magari anche in carrozzina, ma che hanno la possibilità di sviluppare tanto lavoro, e quindi all'azienda piace e fa comodo. Ma ci sono disabili, purtroppo, psichici, e sono quelli più gravi, che il datore di lavoro, il privato, cerca sempre di allontanare, perché per lui, pur avendo dei sussidi e quindi delle varie aiuti da parte dello Stato, non fa sempre orecchie da mercante. Noi ci battiamo continuamente perché ci sia questa sempre assunzione e attenzione verso i disabili gravi, perché sono i più difficili da collocare. Io vorrei ricordare un concorso che il Comune di Firenze, visto la capitale della Toscana, il Comune di Firenze qualche mese fa ha lanciato un concorso per 16 unità, fra questi partecipano anche i disabili gravi. Quindi un'apertura sempre maggiore verso questo tipo di disabilità. Ma non siamo soddisfatti. Non siamo soddisfatti perché ci sono degli enti pubblici, non faccio il nome perché non vorrei andare, ho detto quello buono ma non voglio dire. Ecco, si dice sempre il peccato ma non il peccatore. Ci sono degli enti pubblici che sono scoperti, ahimè, di 100 e rotte unità. Torno a ripetere, disabili gravi che è difficili da collocare, ma che non possono essere tenuti a vita fuori dal mondo del lavoro. Le faccio una domanda di carattere tecnico. Come funziona la contribuzione figurativa di 2 mesi per anno? Chi ne ha diritto e come deve fare per ottenerla? Finalmente, quando hanno ottenuto il posto di lavoro, quando sono integrati nel lavoro, il disabile, con la legge, d'altra parte vanno date i numeri, vabbè, con la legge del 2000 riesce ad avere 2 mesi di contribuzione figurativa su ogni anno di lavoro. Mi spiego meglio, fino quando comincia a lavorare ogni anno, che è assunto ovviamente regolarmente, con due mesi l'anno gli vengono considerati come servizio. Entro in tutta l'attività lavorativa, e sono circa quelli che sono, fino a un massimo di 5 anni. Un portatore di handicap che comincia a lavorare e ha davanti a sé gli anni, alla fine della sua carriera può venire in pensione 5 anni prima, se riesce a coprire i due mesi. A completare, diciamo, questo percorso. Percorso. E voi anche su questo potete seguire le pratiche, potete dare una mano anche su questo fronte. Certo, perché noi facciamo consulenza in modo particolare
e una volta dato, come dicevo, i consigli, abbiamo anche le pratiche e le seguiamo in maniera tale che si arrivi poi alla conclusione del percorso. I nostri servizi sono tutti aperti, sono tutti a disposizione e secondo il binario che si prende e la richiesta che viene fatta al portatore di handicap viene indirizzato su quel binario e su quel tipo di legge che gli spettano. Purtroppo la situazione diciamo di disabilità talvolta può aggravarsi e quindi le chiedo in questo caso se ci si trova di fronte a un aggravamento della disabilità, quali sono i procedimenti da un punto di vista amministrativo, legale da seguire e voi su questo fronte, anche su questo fronte, che cosa potete fare? L'handicap spesse volte nasce in maniera quasi scoperta in una famiglia, quasi in maniera così senza nessun problema, poi via via invece si aggrava. Un portatore di handicap che è riconosciuto come invalido civile con una percentuale e gli viene riconosciuto l'handicap, la legge 104, si avvia verso il percorso di vita e il suo percorso può essere stazionario, come invece può trovare un aggravamento. Secondo l'aggravamento, noi consigliamo sempre di avviarsi e consultare il medico di base, il quale invierà il portatore di handicap presso la struttura dell'ASL a trovare e a specificare qual è il tipo di handicap che il disabile purtroppo ha avuto ancora di più. In quel momento si apre la possibilità di avere un riconoscimento di aggravamento. Un aggravamento che vorrei ricordare, fra parentesi, che mentre l'invalidità civile va avanti con percentuali, dal 46% ti puoi iscrivere all'ufficio di collocamento mirato, via via il 75%, l'assegno di invalidità, il 100%, l'handicap invece ha tre stadi. Non hai l'handicap, perché la commissione medico-legale spesse volte ci siamo trovati di fronte a una certificazione dove dice sì sì è invalido al 50% però non è handicap, perché sono tutt'altre valutazioni. Oppure all'handicap, beh insomma con l'handicap ci sono sempre delle agevolazioni ma non sono quelle a cui noi cerchiamo di arrivare, che è la legge 104 articolo 3,3 della gravità. In quel caso scattano tutti i benefici che aspettano al disabile. Perfetto, io la ringrazio molto, credo che abbiamo offerto certamente una serie di informazioni importanti per quelle persone e purtroppo lo ricordiamo sono tante e credo che lei dicesse bene nel sottolineare che forse non esiste nessuna famiglia dove non ci sia una persona che in qualche modo può essere disabile o comunque portatore di handicap e quindi la ringrazio per il suo lavoro, grazie a Michele Cirrincione, coordinatore dell'ufficio ACA della Toscana per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito e l'appuntamento con l'informazione di Will Toscana torna la prossima settimana come sempre, arrivederci.